Ciao, ciao, ciao a tutti, ripartiamo con la terza puntata di GTA. Abbiamo ripreso a giocare GTA perché sì, non ha visto le puntate precedenti. Ieri, dopo 2 anni che non giocavo più, su PS5. Quindi, se ci guardate su YouTube, guardate il link in descrizione sotto, che lascio sempre, e nel link sotto vi dico subito: registratevi su Twitch, è gratis, non si paga niente, basta inserire la mail, mettere un nome utente. Perché vi dico di per questo? Per un semplice motivo, che vedete la partita in diretta, quindi potete scrivere, chiacchierare con noi, dar consigli, anche mandare critiche, quello che volete. Siamo qua per giocare tutti insieme, per divertirci, quindi approfittatene e registratevi su Twitch, mi raccomando. Se vi registrate su Twitch, schiacciate segui, che è una cosa per seguire noi poi sul canale, sul link che vi lascio. E se invece guardate soltanto su YouTube, almeno un mi piace lasciatelo, ragazzi, è l'unica cosa che vi chiedo. Allora, riprendiamo a giocare su qua, un secondo solo, che guardo se sono a posto io per la trasmissione. Guardate qua che fanciulletta che passa. È il bello di questo gioco qua, ragazzi, non c'è cazzo da fare. Ma che gambette. All'uno, secondo. Allora, vediamo di riprendere. Abbiamo appena fatto la missione, se vedete nelle puntate passate, dove abbiamo recuperato il figlio e lo yacht che gli avevano portato via. Allora, risaliamo su una macchina. E vediamo un po' dove possiamo. Ho detto, cambiamo canzone perché queste canzoni qua andranno bene in America, ma da noi fanno pena. Allora, vediamo un po' perché chiaramente ho ripreso a giocare dopo 2 anni. Devo rivedere un attimino tutta la parte missioni e tutto il resto come va. Un attimo solo. Allora, vediamo un po' assieme di che si tratta. Vacca biondina che ci è passata dietro. Io direi di provare ad andare lì dove c'è quel simbolo lì, andiamo a vedere se le missioni erano quelle lì, perché non mi ricordo più. Ci sono l'unica cosa che ho notato, a parte adesso che sto parlando e sto giocando la cazzo, che le macchine sono veramente sensibili. Non so se è legato al controller della PS5, che è diverso sicuramente rispetto a quello della PS4. Come già detto nella puntata scorsa, allora ho letto stamattina che Rockstar, che è l'azienda che chiaramente fa GTA, farà un annuncio fine settimana relativo a PS5, quindi vediamo un attimino cosa diranno di nuovo. Di notte, sempre bella, vabbè, è leggermente passata, ma va capita la cosa. È un titolo del 2013. Io adesso mi sto dirigendo dove c'è, nella parte lì della piantina, il simbolino verde, con la speranza che ci sia una missione. Visto che c'è un punto di domanda, poi dovevo andare a sinistra. E allora, stile GTA, va che balla ciupommata, va. Vabbè, che cazzo stiamo in coda? Stemmat, in coda, si passa di fianco, no? Oh, ne è arrivato un altro che è peggio di me, va.
No, la fiancata. Allora, andiamo dritti. Guardate la luna. Allora. Allora. Che cazzo, attraverso questo guardare. Ciao Enigma. Allora, sto cercando di andare dove c'è il simbolino verde. Secondo me lì ce ne dovrebbe essere la sottomissione, una missione da fare. E girare un po' così tranquillo, io direi di stare attenti perché non ci scappa anche il volante. Giriamo indietro e andiamo su di qua. Allora, qua io sto sentendo i Backstreet Boys, non so se sentite la radio della macchina. Parcheggiamo e qui cosa c'era da fare? La negretta sveglia. Tanto noncino al limite. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. Ciao, se vi siete appena collegati, ragazzi. It's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. You want everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Allora, raggiungi il carro 3. Adesso andiamo subito. Secondo che mi apro la chat sul cellulare, non sto facendo niente di strano, perché così vi posso scrivere se volete, perché altrimenti mandiamo un messaggio di prova a vedere se va. Ok. Altrimenti se volevo scrivervi anch'io in diretta non potevo. Allora, il deposito di Davis. We both know you've always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Mamma mia, un attimo. Vabbè, sono passato col rosso, sono cose che succedono. Solo in GTA. Solo in GTA, ragazzi. Allora, qua siamo nel mondo dove si fa tutto quello che si vuole. È il bello di GTA. Spacca, ruba. Tira giù i cartelli, va. Allora, io avevo giocato l'ultima volta 2 anni fa, mi ricordo che qui c'è da fare una missione, che c'è dentro il carro attrezzi, adesso se si levano delle balle bene, perché altrimenti adesso li catto su tutte e due, ecco, è una sega. Com'è che si faceva qui entrare? Devo scavalcare o da dove devo passare? Perché il pallino blu lì dentro, ah, forse da là? C'è un altro cancello, ok, ho sbagliato io. Sorry. If you are looking from not Italian region and you want to comment without problem, you are welcome. I can reply in English. Sorry for my poor English, but I am Italian.
Allora, cosa stai aspettando? Sali a bordo. Se invece per tutti gli altri volete scrivere, commentare, dar consigli, scrivete pure. Eccoci qua. Oh, c'è sempre sotto tutte queste canzoni qui. Parlate qui, si dice centrale. C'è un'auto abbandonata sulla Sant'Andreas. Ce la facciamo subito. Ok, dobbiamo andare a recuperare la macchina col carro 3. Allora, qua sul joystick del PS5 si sente da Dio la radio della polizia. Insomma, avete visto l'idrante? Che figata! Non mi ricordavo più di queste cose qua. Ecco, ad esempio in Cyberpunk, col cazzo che prendi l'idrante con la gomma e va, o se esci di strada, prendi la pistola, spari la gomma della tua macchina e resta lì, come se niente fosse. E vabbè, non c'è un cazzo da fare. Il gioco del 2013 che fa ancora storia, c'è un motivo. Musiche meravigliose, ragazzi, non so se le sentite in live, dalla radio del camion. Fatemi solo vedere una cosa da 30 secondi d'orologio. Ok. Ci ho messo meno di 30 secondi, è stato bravo ragazzi. Interruzione di 5 secondi. Cazzo, ho tirato giù un pallone, minchia. Guardate che bello che è ancora oggi. Che figata che è ancora oggi. È sempre bello questo gioco qui. Vabbè, ok, mi direte, è un attimino andato giù la qualità e quello che volete, ma è... Ciao Maris! Sì, ho tempo fino alle 3:10 al massimo fare un'altra piccola live. Purtroppo sono andato con il depo da GameStop per ordinare... Sì, è vero, la PS5, sorpresa, fino ad aprile non prendono più prenotazioni, quindi speriamo bene che da aprile le PS5, per chi vuole comprare, ciao Depo, la console per tutti che sia disponibile, oppure vabbè, sarà ancora da ordinare, ma magari per tempi sicuramente più veloci. Mi spiace che non sentite, da quanto ho capito, la radio che si sente dal furgone per canzoni fantastiche. Turn to the right for the North Italian feature. And we are going to reach the car. Allora, qui dovevo agganciarla. Allinea il carro attrezzi in modo che sia allineato direttamente con il veicolo che devi agganciare. Ok, mi sembrava che dovevo far così, vediamo un po'. Sì, mi sembra abbastanza a posto. Ok, grazie Maris. Ok, preso, benissimo, ho agganciato subito. Comunque gli effetti luce adesso sono ancora bellini, certo, è chiaro, le case dentro oggi magari le avrebbero fatte diversamente, o alcuni particolari, abbastanza chiaro, però ancora tanta roba. Sono curioso di vedere cosa diranno fine settimana, perché mi aspetto questo annuncio di Rockstar. Allora, vediamo un po', no, visto che ho in mano questo e la macchina agganciata, mi sa che non posso fare troppe cazzate. Ciao se vi siete appena collegati. Dobbiamo andare a sinistra, abbiamo una macchina attaccata dietro, quindi vado un po' più con criterio, ragazzi, perché se no se la perdo lo so che poi devo riagganciarla, quindi è inutile far cazzate per poi dover fare manovra e riprendere la macchina che stiamo trasportando. Giù, gas a martello e a lei. Prendiamo un po' larghina, che abbiamo giusto un camion in mano.
e entriamo lì dentro. E adesso mi ricordo, non mi ricordo più poi per parcheggiare qua la macchina, che cazzo c'era da fare. Sono dentro, guarda te. Ma questo è proprio un minchia esatto di quelli che si trovano in giro normalmente, va. Devo entrare, passa lui. Aprono il cancello, bene. Per parcheggiare, tieni premuto per sganciare il veicolo. Sì, però dovevo. No parking. Dovevo metterlo da qualche parte, ragazzi. Non mi ricordo più. Adesso da che parte me l'ha messa? No, non è così. No, ho fatto la cazzata. Devo tornare su. Scusatemi, ma i tasti non ancora troppo. Il veicolo rimorchiato deve essere consegnato nella zona di scarico designata. Ragazzi, io sto sentendo i Queen nella radio, fatemi vedere un attimo, va, guardiamo un secondo perché non potete non sentire. Allora, impostazioni, audio, volume musica, l'ho alzato, uscita audio TV, cuffie, surround TV, autoparlante controller direi di no perché tanto è tutto in inglese, non me ne frega niente. Potenziamento voce, no, chat vocale, mantieni il volume della radio, telecamera, movimento, riparo, salvataggio, caricamento iniziale, funzione di sensibilità al movimento. Vabbè, non lo so, ragazzi. Come si fa a sganciare la macchina? Loro non saprei, magari hanno aggiunto l'impostazione nella console. Ma allora c'è la terza persona che prima non c'era, che è questa visualizzazione qua, e schiacciando qua ti fa vedere, ti cambia la visuale. Adesso ad esempio come si fa a sganciare la macchina? Vi ricordate? Se qualcuno che sta guardando lo sa, se mi aiutate, mi fate una gentilezza, ragazzi. Come cazzo si fa? Allora, questo per lo zoom, niente, no? No? Uno dei tasti direzionali, io sto provando però. Allora, no. Qua cambio la radio. A destra. Schiaccio a destra. No. Ah, ok, forse sì, hai ragione. Riaggancio la gru. La gru del carro attrezzi dell'alto? Ma non è a posto allora? Allora, il veicolo deve essere posizionato nella zona di carico designata. Dov'è la zona di carico designata? No, cazzo, devo fare manovra dalla parte sbagliata. Andiamo avanti, devo girare il volante di qua. Non basta metterla così, vero? Riaggancio l'auto. Dove cazzo devo metterla? Allora, lì a sinistra c'è no parking, quindi automaticamente devo dedurre che no. Così è dritta, che meglio non si può. Riaggancio l'auto carro attrezzi. Dov'è che va messa? Ragazzi, se qualcuno si ricorda dove vanno messe le macchine, mi fate una gentilezza, perché comunque c'è il simbolino giallo, è lì. Perché non va bene? C'è abbastanza dritta, caspita. Un colpo a destra e uno a sinistra, perché c'è perfetto. Sì, ma dopo devo capire dove mettere la macchina, perché non. Vedi che.
Il veicolo rimorchiato deve essere consegnato nella zona di scarico designata. E qual è? Allora, a sinistra da no parking, quindi vabbè, che sia lì. Mi sembra strano, comunque vabbè. Proviamo a metterla nella zona rossa. A me non mi sembrava. Proviamo a metterla qua. Oh, era giusto, vaffanculo, va. L'unico punto dove avevo pensato di metterla. Dai, missione completata, bene. Comunque Depo, guarda quante piccolezze, cioè la roba per terra, guarda i sandali della tipa, cioè comunque è un gioco del 2013, guarda che roba, cioè che dettaglio aveva, quindi immaginati cosa può essere il gioco nuovo, guarda questo qua come cammina, cioè si gira a guardare perché ha sentito che ha suonato il clacson, le luci dei lampioni, cioè è un gioco del 2013. No, no parking giustamente, sì, perché era la zona destinata alle macchine per il lavoro, cioè, quindi ci sta. Allora, dunque, adesso, caro Depo, ci serve una macchina, quindi, cosa facciamo? Guarda qua cosa ci sono, delle belle macchinozze, c'è giusto la scelta, prendiamo questa, ma sì, dai. Del resto la maniglia cosa la fanno fare? Per essere aperta, vedi, track. Giusto un cosino così con le chiavi, che se non hai le chiavi devi un attimino spingere lì. Allora andiamo da... Dunque c'è Franklin e M e Martin. Allora proviamo ad andare da uno dei due, dai. Si sono segnate la FLM sulla piantina in verde. Beh, ladro adesso. Allora adesso non gioco più. Cioè, se uno perché ho preso una macchina, poi l'hanno messa lì davanti. Non posso. Ho sbagliato? Tu dici che ho sbagliato? Va bene. Ho preso la macchina, ho sbagliato. Il Depo non è d'accordo. Il Depo non è d'accordo, hai capito che il Depo non è d'accordo? Fuori di bar, pur casa vacca. Oh, va che ti prendo sotto, Maleduca. Hai visto Depo? Ti sei... Cosa cazzo ho combinato? Si sono spente le luci. Ma infatti ti sei lamentato, qua stava in giro con la porta aperta, quello lì davanti. Moglie ranco via la portiera, occhio, vai, oplai. Ah, era il ladro, ok. Questa sottomissione però poteva un attimo segnalarcela. Allora oh, che disastro, va. Tutta la macchina rovinata. Era neve. Va là, su, non parte più. Chiuso le luci, che è meglio, va. Rispettiamo la legge, Te, va. Adesso non cominciamo, già prima gli ho detto che sono un ladro e non ho preso un'altra, perché qua là non dovevo rubarla.
Allora, andiamo da chi è che andiamo? Ragazzi, andiamo verso la M. Questa è un po' lentina, eh? Vediamo un po', qui c'è qualche macchina mossa da cantare fuori. Questa qua verde, ciao. Che poi si è pure rotto il vetro, entra l'aria. Muoviti dai, su. Eccoli, sì. Fiore di Baal, dai. Ma io non lo so. Olè. Andiamo su dritti. Frena! Allora, per andare verso la M, qui di strada di quella parte lì non ce n'è. È qua dietro, ok. Quindi giriamo a sinistra. Un bel contromano e dentro. Mi piace che quando vedi uno a destra hai verde ti devi fermare. Io la gente qua non lo so. Giù tavoletta. Allora, Duca sulla LM a destra, dovevamo salire sulla collina. Sto guidando il cazzo perché sto guardando la piantina un po' di cose. Allora, giù, dritti. If you're looking from... No, ci sono, tipo... È che adesso siamo in una fase di gioco che non ci rompo le palle. Allora. Rientriamo in casa, qua, dal nostro amico. Oh mamma, come guido bene, eh? Che cazzo fa? È scappato fuori nudo, avete visto? Dove cazzo? Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up breaking my bet. Bullshit. Ci stavo scopando uno, eh? L'avete letto? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Adesso dobbiamo andare a beccare quello che scopava la figlia. Porca sa vacca. Il pallone. No, dai, questo non lo dovevo andare di contro. Dai, accelera. Ho fatto una cazzata, vaffanculo. Adesso come faccio ad andare su? E ho cazzato in pieno, ma vaffanculo, so. Però scusatene, non c'è la possibilità di... Seleziono, nascondo i menu indietro. Qui sopra mi ricordo che io avevo comprato la casa, quando giocavo 2 anni fa sopra la collina.
Ma che due belli, sempre qualcuno in mezzo. Destra. Ok, abbiamo raggiunto il punto. Lega il cavo e li tiriamo giù la villa. Dai, dai, guarda. Hai visto? Dopo, cioè, adesso la missione è fargliela pagare il tennista e gli tiriamo giù la casa. Guarda cosa gli fa fare. Prendiamo il cavo, attacchiamo dei palloni di sostegno. Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. Okay, cavolo, l'ha legato. Take my money and nail my wife. Ti scoppia mia moglie. I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. My bad. Seriously. How fucking magnanimous! May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Abbiamo legato il cavo a uno dei pilastri della villa e mo gliela tiriamo giù, Vai! Spacca tutto! Va, 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 che mestieri! Giù! Dai! Dai che vieni giù, vai! Cosa c'era da fare? Perché non me la tira giù? Oh, boh, non ce l'abbiamo fatta. Ma che disastro! Volato fuori tutto. Così impara a venire a casa nostra a scoparci nostra moglie, via. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no house fires back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Ciao, se vi siete appena collegati. Torno a casa di Michael, ok. Hai visto? Comunque abbiamo tirato giù una villa intera, non so se sei beccato, se hai fatto in tempo a vederlo. I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach, I hit balls for a living. I was just hiding there. You! Yes! Dead man! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Home. Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. And you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Ma c'era una strada di qui, non l'ho vista io, che cretino. Sul palo, e lei. Chick needs to chill the fuck out. Dobbiamo la pulire. Esatto. Qui dobbiamo seminare la pulita, ragazzi. Allora, devo fare il cambio di personaggio, Come cazzo si faceva?
Ma no, non mi interessa. Come si fa a cambiare personaggio? Abbiamo la polizia, via, veloce come il vento. C'erano su con noi solo perché abbiamo tirato giù una villetta, io non lo so. Oplai, op, 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 op. Gira a destra, sinistra, vai. Figa. Vai, vai, che facciamo un salto. Oilà! Sinistra. Porca troia. I think you slipped, man. Okay, we go back to my house and think about this. Okay, li abbiamo seminati, dai. You did good. I mean, I don't know if you hit anyone because your aim's all over the place, but I appreciate the fact that. Oh, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting range and work on your aim before we go out again. Oh, fuck, man. Shit, you good? Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit, I think we're about to find out. You know who I am? Che cazzo vogliono questi? Do you know who I am? Do you? Now, who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring. Si siete beccati la tipa lì dietro con la maglietta leopardata. Smart head. Now, Michael, I've got a question for you. Did you put an architecture? Significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills. I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebate. Won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. Ma che fighetta, l'avete vista? Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Deve pagargli la casa nuova, ragazzi. 2,5 milioni. I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, dog. Mi
Missione completata, ragazzi. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Allora, una cosa che abbiamo visto. Vieni a trovarmi, vecchio mio. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Allora, sblocco, attore, modalità registra, Amanda. E quindi mo... Andiamo a prenderci una macchina, dai. Rispondiamo. Hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Ok, allora andiamo dal dottor Franklin, dai. Che macchina ci becchiamo, ragazzi? Questa qua dietro? Prima sulla collina ho visto un'auto, sapete che ci sono un po' di repliche che sembrava una Lambo. Questa qui, dai, guarda che macchinino spiritoso, va! Allora andiamo da Lester, che è nella zona con la L di qui, la disfiamo il volo, direi di no. Andiamo avanti un pezzettino. Va angulo, va. Minchia che salto! Questo l'ho fatto sporco, guardate qui, ho fatto un 360 con la macchina! Cazzo! Ah, fallita perché non sono atterrato alla parte giusta, vabbè. Comunque c'erano queste cose da fare, le acrobazie con la macchina. Vediamo com'è a guidare dentro così. Vediamo che visualizzazioni ci sono. Quanti chilometri funziona? Avete visto? Guardate quanti giri. Ragazzi, il radio della macchina, ci sono gli UM, eh? Non so se li sentite, mi sa di no. Vediamo se vi alzo un filo la TV, se li sentite. La sentite adesso la radio?
Allora, la L di Lester è da qui, quindi dovrei andare sicuramente a destra. Sconfitto dentro una fabbrica. Ehi là, ragazzi, eh? Porcata vacca. Sai che mi canto sotto tutti, oblai! Questo abitava qua. Abita qui, ma come si faceva? Bisogna andare giù. A casa adesso si è avvicinato alla L, quindi dovremmo essere arrivati giusti. Esatto. Dentro? I was wondering when you show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? Have you been a good friend, Friday Lester? I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. I know you never mentioned my name. No, I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Well, since you put it like that. Shut up. I'm getting an eye finder. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro gear for a 45-year-old man who cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up. Like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for a minor glitch of your impulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put Darwinism back in social Darwinism. And brother, it's gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Quindi raggiungi il negozio Suburban, allora a Wynwood. Andiamo in negozio. Bella inversione, voilà, va che classe. Ci devo andare giù dritti. Era sulla strada principale.
Autostrada, giù, gas al martello e via. Andare giù a sinistra, ok, la strada è giusta. Frenato prima di fare qualche cazzata, che se devo girare indietro, giro indietro subito. Giù di qui a destra. Avanti dritti, dopo il ponte vedi che dovremmo andare a sinistra, esatto, gira anche la strada, quindi ok, è fatta, andiamo su, ma che botta, minchia, che cazzo, vi canto su tutte e due, se non vi levate dei coglioni alla svelta, va, porca savacca. Tengo la portiera automatica. Oh, purtroppo per disastri in macchina a cazzo. Oh, tutte le piglio. C'ho dei disastri, faccio. Mo andiamo in negozio, dai. Così far vaccate. Dov'è che era il negozio? Il Suburban dov'è? Eccolo qua. L'ho parcheggiato, no? Non si fa così? Anche voi, che cazzo volete, eh? Dove metto giù la mano? Oh, pirletta! Guardate questo qui, ma che cazzo vuoi? Oh, vaffanculo, va! Ma io non lo so! Ecco. Cioè uno sta parcheggiando la macchina e ti catto sotto se sei sulla panchina e poi si arrabbia. Scusami. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Youth. Lost your job in the world to a John. That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Compra dei vestiti adeguati. Allora, per provare i gilet. Prendiamo questo, dai. Quindi? A posto? I soldi ce li ha scalati, immagino, perché ho visto che mi ha segnato meno 120. Va! Chi cazzo è che ha messo la panchina lì? Io non lo so. No, c'è qualcosa che ho sbagliato a fare adesso. Perché ho sbagliato io, allora che cazzo devo fare? Ah, ok, devo prendere anche i pantaloni. Va bene questi, dai. Mi ha scalato 60. Ok. Ok, devo raggiungere gli uffici. Direi che cambiamo macchina, ragazzi. Quella lì l'abbiamo già scassata a sufficienza. C'è in giro un mezzo adeguato, mi sa di no. Perciò ci ribecchiamo la nostra. Funziona ancora? Rispondiamo al telefono. Comportati normalmente, va bene.
Quindi raggiungiamo gli uffici. Adesso tempo ancora 5 minuti, poi mi devo fermare, riprendiamo più tardi con la live. Iniziamo con i saluti, ringrazio il Depo, Maris Officio che è sempre presente, spero di vedere presto la tua live, come ieri sera, e nel frattempo adesso vediamo di arrivare qua all'ufficio perché poi devo andare anch'io a fare qualcosina e riprenderemo sicuramente il gioco più avanti. Chi invece guarderà su YouTube, guardate sempre il link in descrizione che lasciamo per registrarvi su Twitch, ve lo dico sempre, registratevi su Twitch oppure un bel mi piace lasciatelo, o iscrivetevi al canale di YouTube per vedere le nuove puntate. Se vi registrate su Twitch è gratis, ragazzi, se non lo sapete, la differenza sta nel fatto che potete interagire con noi e se volete commentare, dar consigli, fare richieste, qualunque cosa, su Twitch è il posto giusto, perché invece di vederla registrata la partita la vedete in diretta e potete interagire con noi. Quindi un bel ciao a tutti, stile Italia 1, dai, la cazzata l'ho detta, ci vediamo più tardi sempre qua sul nostro canale e grazie per il momento. E grazie anche al Depo che è il nostro moderatore ufficiale e ancora grazie a Maris. Ci vediamo dopo, ci fermiamo qua per adesso.